Radio Luna. Ben trovati, questa è Radio Luna, io sono Charles Papa, dall'altra parte c'è Marco Pece. Oggi parleremo di musica e scrittura, lo faremo con un professore, nonché cantautore, insomma una persona di certo spessore, Giovanni Petta. Ciao professore! Ciao a voi, ciao agli amici di Radio Luna. Caro Giovanni, come stai? Finalmente ti abbiamo inseguito per lungo tempo, È bellissimo stare qui con voi perché ogni tanto mi chiamate e sembra un appuntamento. Non sei mai venuto. Ma non è vero, perché ogni tanto vengo, a volte ci sentiamo anche telefonicamente, per cui è sempre un appuntamento molto bello. Beh, poi sei abituato a uno studio, essendo un cantautore, insomma, ha trascorso molto tempo in ambienti simili, no? Soprattutto da ragazzo e da giovane. Questo era l'ambiente che preferivo, mi piaceva tanto perché qui si facevano degli incontri straordinari. È vero. Quindi non solo con i DJ delle radio, ma anche con i musicisti, i produttori, gli arrangiatori, ed è un mondo che mi è sempre piaciuto e che purtroppo non è stato il mio fino alla fine. Adesso ne parliamo, intanto partiamo da te come professore, giusto per inquadrarti nell'universo. Tu insegni italiano al liceo a Isernia, quindi sì, perché sei di Isernia. Sei di... Io sono di Sessano. Sessano del Molise. Ecco. Che adesso è una periferia di Isernia, nel senso siamo diventati tutti noi, tutti i paesi del Molise sono diventati degli alberghi dove andiamo a dormire la sera. È vero, lo spopolamento ha fatto sì che sono rimasti soltanto posti letto e null'altro. Assolutamente. Questo stai dicendo. Sì. Senti, tu insegni e quindi sei a contatto con i giovani. Sì, hai la responsabilità di creare la nuova società. Quella ma del futuro. Io insegno, quindi imparo. Io da questi giovani sto imparando tanto, nel senso che i ragazzi di oggi sono straordinari. Se fossimo stati noi catapultati nel centro di una città dell'Europa, non saremmo usciti vivi. I ragazzi di oggi sono capaci, naturalmente con l'aiuto del digitale, dei telefonini, di venire fuori da ogni situazione, e non è vero che sono peggio di noi. Senti, noi siamo della generazione che non aveva il telefonino. Quindi i giovani di oggi sono nati già col telefonino, con i social. Ecco, secondo te è meglio loro o noi? Dunque, non mi piace questa demonizzazione del telefonino. Il telefonino è come il coltello, è un elemento neutro. Se lo usiamo per tagliare il pane è eccezionale, se lo utilizziamo per uccidere è non negativo. Vabbè. Il telefonino è uguale. Uno strumento neutro. No, però la domanda era, noi abbiamo passato il periodo in cui non usavamo il telefonino e adesso lo usiamo. Il giovane che è nato già col telefonino, che visione ha del mondo rispetto a noi? Sicuramente mancheranno al giovane di oggi quelle attività di socializzazione che noi avevamo naturalmente, però le recupererà, io ne sono convinto. Il telefonino sarà soltanto un momento di passaggio, quelle attività torneranno e i giovani di oggi o i giovani di domani li recupereranno proprio attraverso il digitale, perché hanno delle opportunità incredibili. Quando usciva un disco che ti piaceva, tu eri costretto ad andare al negozietto, al negozio a comprarlo e aspettare 15 giorni magari. Esatto. Che arrivasse in Molise quel disco. Oggi invece loro hanno tutto dentro casa ed è straordinaria questa cosa. Però torniamo un attimo alla musica. Tu sei un musicista, hai avuto collaborazioni incredibili, hai lavorato con professionisti di un certo livello. Io ricordo bene un disco tuo, ricordo di te, di Carlo Fantini, Il Bivio di Sessano. Allora, parliamo di te come cantautore. Tu hai scritto pezzi, dici un po', raccontaci la tua storia da musicista. Da quando avevo 15 anni, proprio dal liceo in cui adesso insegno, io e Carlo Fantini ci siamo conosciuti lì e abbiamo cominciato a scrivere canzoni. Avevamo una grandissima fortuna di avere a Isernia Lino Rufo, che era un cantante professionista ed era l'unico che avesse un Revox, un registratore multitraccia, che all'epoca costava tantissimo. Esatto. Bisognava andare a Roma o massimo a Cassino, il posto più vicino era Cassino, per registrare. Invece Lino Rufo, con una generosità incredibile, faceva andare noi ragazzini di 16 anni a registrare a casa sua gratis. E naturalmente la sua esperienza di produttore, di cantautore, che all'epoca era con Micocci, con la Hit, con la numero uno, insomma era con case discografiche importanti, lui ci insegnava come registrare, e questa è stata un'esperienza bellissima. E Lino Rufo è davvero da ricordare come una persona di una generosità incredibile. Bene, è stato ospite nostro già più di una volta, sappiamo bene di chi stiamo parlando. Senti, tu eri un cantautore, quindi un cantautore. Sì, ero un cantautore, mi piaceva tanto scrivere sia la musica che i testi, anche se Carlo Fantini, che era un chitarrista eccezionale, naturalmente poi curava tutta la parte dell'arrangiamento e anche a volte anche quella della composizione. Io ero più attento al testo,
Carlo Fantini era più un musicista, e quindi ci siamo trovati benissimo a lavorare per tanti anni, e forse stiamo pensando a un progetto nuovo. Bravi, e quello volevo, speravo. No, va detto che tu hai collaborato con nomi importanti, no? Vuoi citarne qualcuno? Ma forse il nome più importante è quello di Ella De Bandini, nel senso che quando io e Carlo abbiamo registrato Il Bivio di Sessano, che è un disco dedicato al Molise del Novecento, soprattutto alle donne molisane, quelle che attendevano gli uomini andati in Argentina, quelle che rimanevano qui, le vedove che sono rimaste qui con gli uomini al lavoro in Germania, in Svizzera, eccetera, che magari avevano un'altra famiglia lì, quelle donne lì, noi le abbiamo cantate in questo disco. E quando l'arrangiatore mi ha chiesto quale batterista, che tipo di batteria ti piacerebbe, e io ho detto guarda, mi piacerebbe un batterista che suoni un po' come Ella De Bandini nei concerti di Fabrizio De André, e l'arrangiatore ha detto guarda, io lo conosco, proviamo a chiamarlo. Ma dai! Sì, è andata così. Gli ha mandato la cassetta, e ti dico questa cosa straordinaria, quando poi lui è venuto in studio e ha accettato di suonare le nostre canzoni, io e Carlo Fantini ci siamo avvicinati per raccontargli qualcosa del Molise. Abbiamo detto guarda Ellade, noi siamo molisani, il Molise... No, dice guarda, io prima di suonare un disco mi informo. E ci ha parlato lui della transumanza, Sì, lui aveva studiato il Molise per suonare nel nostro disco. Senti, la storia poi del vostro disco è che non è stato ben distribuito, quindi diciamo si è persa tutta l'effervescenza che aveva di suo, no? Tutta lo spessore artistico. Non siete gli unici, ci sono stati altri gruppi che hanno avuto lo stesso problema, e questo è un problema però. Cioè, uno scommette su qualcuno e poi... Ma guarda, io e Carlo abbiamo fatto questo disco in un'età in cui, diciamo, le produzioni discografiche non erano più nei nostri sogni, nel senso sapevamo cosa stavamo facendo, però noi l'abbiamo immaginato un po' come un disco da tenere nelle librerie, nei luoghi di cultura del Molise, tanto che anche negli arrangiamenti abbiamo immaginato delle sonorità classiche, nel senso abbiamo fatto suonare quegli strumenti che non invecchiano, perché questo disco, ora sono 11 anni che è uscito, suona ancora benissimo e diventa un documento, una testimonianza del Molise come se fosse un libro, solo che abbiamo cantato il Molise con queste 11 canzoni pop, e pensiamo che possa rimanere negli archivi dei molisani per ricordare un secolo, il Novecento, che abbiamo cantato anche attraverso Iovine. Allora, ma vogliamo ricordare il gruppo da chi era formato oltre te e Carlo? Beh, veniva fuori dalla scuola di Mogol che io ho frequentato, ho chiesto aiuto agli amici che avevo avuto come compagni di corso, e quindi poi ho avuto l'opportunità di avere nel disco il batterista di Fabrizio De Andrea e Ella De Bandini, ma anche il tastierista di Simone Cristicchi, Riccardo Ciaramellari, e il bassista di Arisa Raffi Rosati. Beh, insomma... L'arrangiatore era Walter Vincenti, che ha suonato da Ricky Portera, insomma con tutti i più grandi chitarristi italiani, ed è un chitarrista eccezionale. La scuola di Mogol è famosa ovviamente in tutta Italia. Tu come ci sei arrivato? Che cosa è successo? Cosa hai fatto? È stata un'esperienza straordinaria. Era appena venuta fuori questa scuola, quindi era il primo anno. Io ho vinto una borsa di studio, mi sono classificato fra i primi 15 su 900, e quindi ho avuto l'opportunità di farla gratis, pagato dall'Unione Europea questa borsa di studio. Hai capito. Altrimenti non avrei avuto i soldi per farla quando ero un ragazzo, però riuscii a classificarmi fra i primi 15 che avevano diritto a fare questa esperienza. Che bello. E ho passato in quell'anno, nel 94, una settimana al mese da Mogol, nella sua cittadella medievale che ha costruito in Umbria, e ognuno di noi aveva la sua cameretta col pianoforte, c'era lo studio di registrazione, il teatro dove potevamo esibirci, insomma una specie di anticipazione dei talent, ma non era un talent, era una scuola dove noi potevamo incontrare altri ragazzi e parlare con loro 24 ore al giorno di musica, anche a cena, a pranzo, si parlava solo di musica, e venivano a trovarci Lavezzi, Gianni Moranti, Lucio Dalla, venivano a trovarci perché lui li invitava, ed erano a pranzo con noi e ci raccontavano le loro esperienze. Era una cosa straordinaria. Insomma, Giovanni, sei stato lì per fare il grande salto, eh? Vabbè, ma lì ci vuole davvero ci vuole il talento, forse non ce l'avevo. Io avevo tanta tenacia e le mie canzoni mi piacciono ancora oggi, però evidentemente non avevo la faccia tosta e forse avevo necessità di una spinta maggiore per quanto riguarda la promozione. Sai, a ripensarci oggi, questo potrebbe essere un consiglio per i ragazzi, non mi sentivo sicuro fisicamente, non mi piacevo, e quando salivo sul palco le mie canzoni erano belle, ma la mia presenza scenica non mi piaceva.
piaceva mai. Quando mi rivedevo nelle immagini televisive, probabilmente i ragazzi di oggi dovrebbero curare tanto tutto questo. Sono più sfacciati forse. Sì, un po'. Sì. Tu che impressione hai avuto di Mogol? Per me è stato davvero un punto di riferimento importante, ma da un punto di vista proprio dell'esistenza, perché lui si fermava spesso con noi singolarmente a parlare, per cui molto spesso mi chiamava e sotto i portici di questa scuola, dopo cena, si facevano queste passeggiate con lui sotto braccio che ti interrogava sulle cose della tua esistenza, ma anche, anche sull'alimentazione. Lui per esempio diceva se tu mangi male non puoi scrivere bene, e quindi un mafioso mangia quelle cose grasse eccetera, tu devi essere attento anche all'alimentazione perché il cibo diventa te, e quindi quello che tu mangi influenza anche ciò che scrivi, quindi ci parlava di tutte queste cose. Se vuoi un aneddoto, io mi sono ho perso l'incontro con Battisti perché all'epoca loro avevano litigato, però Battisti era ancora vivo e si frequentava, cioè si vedevano ogni tanto, ma e Mogol si faceva accompagnare da noi studenti in macchina quando andava da qualche parte, e io mi sono perso per una mezz'ora di ritardo, avrebbe chiamato di sicuro me, si è fatto accompagnare da un altro studente in Brianza, e lui ci ha raccontato, questo nostro compagno di corso, che si sono incontrati sul vialetto e si sono salutati, e lui ha assistito, diciamo, a uno degli ultimi incontri fra Mogol e Battisti, e io me lo sono perso perché ho fatto mezz'ora di ritardo. Perché hai fatto ritardo, Gianni? Non mi ricordo. Che è successo? Perché eravamo stati a giocare a calcio, lui ci faceva giocare a calcio e avevo fatto una doccia più lunga degli altri. Porca miseria, la doccia, la doccia.